Bene, al servizio consiglio pubblicitario, sempre dai, la televisione d'estate, le TG, sempre presente, ringraziato tutto a Mannoso. E minore, anche a telefonare, che non poteva telefonare, che li paga da bagliare solo qualche volta, sono tutti benissimo. Lo saluto caramente a tutti, a Mannoso e minore. E da no, Michele, lei ha scaricato la poesia, e termina la sua. Sì, lezzo una poesia, una paia di poesie di Antonino Muraena, poeta bonesu, nasce in Bono, Fianende, mi stavo poi in Lula, e dedicavo qualche poesia a Lula Vuru, Lula, Lufula, come intellinare sul Lufulesoso, e se mi sta di nieghi su tio, Giovanni Antonio Mura, che vidi Barracu in Cusaidda, è però grande scrittore, no? Di tu hai scritto un bello romanzo, La Tanca Fioritta, che tanto è stato riconosciuto me da suo tempo suo, dello scrittico letterario. E io ha allevato questo bisetto in Lula, poi venendo da studiare, sta andato a Roma a studiare, poi ha insegnato in Roma, sul liceo, sull'università, e poi ha pubblicato questo libro di poesia, Requida, che mi stato pubblicato in Tattari, beh, a Papito Sonore. De Arda isse su primo Una su cosa bella, manoscritto, su dati una manoscritti cosa. di questa poesia, che poi Quartina su custa. vede tutto, beh, poesia bindata magari a rima libera, bindata a rima, poesia a ballo, poesia a proganto, insomma, è un poeta che conosce tutto sul modulo Ebbè, di questa poesia sarda. ti vengo là, Michele, per la gente, Deo, gli alisco e sono attenti voi. Quindi sta parlando, capito che qualcuno non ha compreso nulla ancora. Dite che è nata questa poesia. Bessa poesia a Taurino. Beh, Bessa questa poesia. poesia improvvisata, no? Non la poesia di palco che le Sa narra, poesia a no? Taurino. La poesia a Beh, bolo, ecco, ecco, questa poesia. bravo. Sa poesia ti nasce di suo momento. Esatto, però questa poesia a Taolino A Taurino. che è più Bravo. su pensata, più su Poi fatta. bessa sa poesia rimata. Sa Essa poesia poesia, senza rima. Poi essa rima. bessa racconto, non paghi tutto. Eccetera, ma sa Esatto. letteratura è vasta, insomma. E se Esatto. vedi un poeta che conoscia da questa poesia tradizionale, ma conoscia la stecnica di questa poesia moderna, di questa poesia nuova. E, per esempio, dimos come in questa poesia che si intitola Monteraso, è una mistura di poesia tradizionale e di poesia moderna. Monteraso, tutti gli scrivono in nome di Monteraso, Monteraso è questo monte più alto della catena di su Marghile, in su Monte Bono, no? Che siamo territorio bonese. All'Acana che su Burgu, no? E in Monteraso bada una gresia, sa gresia di Santo Francisco. Esatto, Chi pare che questa gresia l'aia edificata proprio questo beato parenti, che vide un discepolo, un namorgai di Santo Francisco, che venne dai Niebi, mi sempre suo padre, francescano. E poi besta sa denuta di Sor Giannasis, questo Giannasi Mannu, che venne da Toscana, che venne come segantino, no? A segare e Linna Castanda non e bada se no. Castanza, E se di sono tutto bada. E tanto abbiamo fatto una società e bendiana Salinna, però sa straversina una vicina e me per la questa metto. E me la ferrovia, metto. sa, Il pensiero non se la mi metta, danno, ma loro devono. abbiamo cominciato, insomma, però, va che sia Salinna in Sardegna, ma abbiamo in continente, insomma, Continente. a posto di sull'unità d'Italia, no? E Antonino Muraena pone questa cantone, questa poesia dedicata proprio a Monteraso, su tre strofa, de battor versos cada una, Esatto, no? devo la poi È due era quasi un sonetto, uno questo. sonetto, guarda. In Monteraso bada un convento, bada una durre, una campana bada, che intona ad un'armonica sonata, canta appena la banzica su vento. Bada in Cresia Mazzore, una cappella, su un de marmaru trona e battisteri. Badono gli aganittu furisteri che li naran Antoni Burighella. Per Gavvinu esprimo Cughineri, Nicola Boe e suo padre Gricante, Andria su cantore e pistolante e Luca Monne se le musineri. A lui, te cosa Gli si è bella. dato un numero, se a questo spadre gli si è dato un numero, da gente che conosce a questo Luca Mone, questo numero, per esempio, Lufuleso, no? E è andato a questo spadre, se ne va la boa, insomma, te se non si è menato di Lula, no? Lula Visaida,
la seconda patria, provisse che ha pitto in che ha fatto la scuola elementare, se dai mie poi è andata a studiare a Nuoro e poi dai Nuoro è andata a studiare a Roma. E a posto viene su una cantona, una bella cantona per Lula, Saida che l'ha accollito. Che l'ha accollito, che l'ha accollito, sì. L'uvula no adolias, né aranzu e né limone. Ma in mie bacchessa e ballidone, in montarvu e in gronias. L'uvula parma noara, cacere d'abba sapranta, la vattine a chi da santa, dai l'occula è passata. L'occula di adesso è l'occulo, no, il nome in italiano è passata, è sposata. Sposatello. Dai l'occula è passata. Sa parma e baronia, non est una parma vera, ma est una parma ia, bianca che esachera. L'uvula non si d'abbantu, da Elena e Clori ermosa, bella suno a teretanto, Matalena e Nicolosa. L'uvula no ha monumentos anticos, ma anta gai tumbas abertas abentos, in Udorra e in Urai. Tutto l'ogro di Lula, Udorra e Urai, no? Montarvo e Gronia sono tutto sittoso dessa, dessa montagna lulesa, no? E il senara da l'uvula non tiene personaggi che a Elena, Elena, chi è Elena? Elena è stessa questa poesia classica, no? Questo personaggio della Grecia e Clori, vedi un altro personaggio mitico che ritrattavo, per esempio, da Paolico Mossa, no? Del suo poeta sardo, prova a bellire questa poesia, trattai anche questo personaggio della mitologia. E se no, da noi non abbiamo bisogno di cercare Elena, sa Clori, e noi non basta Maddalena e Nicolosa. Fino al nostro se tutto, non abbiamo bisogno di andare a cercare il Sadainu. E Gai, l'uvula non ha monumento antico, so. Però lo siamo su Mattessi, che teniamo il Domo di Ianas, teniamo il Nuraghes, no? E sono l'ambito di Stambussiata di Abba e Dento, so, in Nudorra e in Nurai, in questo monte è aperto proprio a sa scorrente e per casa dimmi di cosa dunque descrive l'ambiente nostro, no? sa Sardegna de sa geografia e su sito, no? Che è bello a bandare questo luogo, no? Sono turista furisteri, sì. Mescamente sono tedesco, sono amantioso di questo luogo. Eh beh, certo. E io mi sono andato a Cannes, vi prendo il turista tedesco. Esatto, ma sono tedesco, non vado mai con tre chili, come intesinare, degli hai, no? O Michele, ti chiedono una cosa, bonus. Abbiamo fatto questa montamanna. Però vale con un rischio, per me stessa la geografia. E tanto, quando si è suonato i sonetti di Antonio Cudeo, ha parlato buono in due visi in un'ischia, come ne sono sicuro e persuaso. Situato in questa valle di Monterasu, che la poesia di questa geografia, buono, in noi visi non li schia. Certo. Questa è questa cosa bella. Questa valle di Monterasu, certo, è piena del Monterasu. È di rischia questa certo. Cosa, ma bazzente, che è questo? Basta leggere qualche volta. Certo. Basta leggere. Però a leggere non sta tutto il viaggio. È un rischio, capite? Questa cosa la sonende, quindi sa. Tu la sonende. Lo scossizzo questo libro, so, esatto. Sono un commercio, per esempio, questo libro di Antonino Muraena, requida, sa gatta di sa libreria, sa. Il libro sardo, so, ed è un autore. Ah, un autore. Un lezzito, cioè, oh, fino a so, devi stare avvenendo lo scantatore, sa chi terra. Scantatore, sa chi terra, in custos poesia, sa gatta, una diana cattare, ma i canto materiali provodere a noare, fino a so stesso de cantare, sempre. Invece di cantare sempre sul Mattesi Destro, sempre lo scaninteso, da esosato, ti hanno cominciato a produrre, no? Testo ornoso, però su un'antica chitarra, per esempio. Mi no? Chiedi scusa, ma mi vado una telefonata dell'Aleamo, e poi torniamo da Sanremo. Bene. Pronto? Ciao Alfredo, sono Paolo Secchi. Buonasera. Buonasera a te, grazie per gli auguri che mi fai. E beh, Paolo, ascolta una cosa, a me va a piacere, ma. A Panata non ti nenne la mano si imbusciacca gli alischi, se no
Non so, io non parlo sardo, mi devi scusare. No, tu pensa come si paga da te, interessante che lo fai adesso, sardo. E prendi su chi namo su. E dopo faccio auguri, accanto ne che tu, sinceramente, tanto auguri al manno. A te e a tutta la famiglia. Bravo Paolo, bravo. Ti ringrazio molto Alfredo. Eia. Di nuovo. Già ci vediamo prossimamente di persona. Va bene. Grazie, ciao Paolo. Buon proseguimento di trasmissione. Grazie. Ciao Paolo. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Questo signore che ha fatto auguri, che ha fatto 60 anni, senti, è giovane come te. Se non è giovane 60 anni, non è giovane. Però di naso, è lui. Accanto non le sinceramente. Bravo Paolo. E stessamente del 21. Bravo Michele. E per di naso, è lui. Salimba nostra, questa è una cosa. Se italiano è bene da voi. E non è lo fai dare, ma lo so manca a comprendere su chi namo, di Anusia chi sia, in Sardegna, sempre Salimba madre. In ufficio pure so cai di me. Certo. Poi si vado, non è fora. Chi non è sardo, gli domani scusa e lo vede in italiano. Se è sardo è chi non mi comprende, se è colpa è sua, non sa mia. Non ha fagliare, a lui comprende, che sì. Siamo sardo. Sì. Gaia è Gaia. Tu sei uno professore di scuola, sono spisello, so. Calcotta lo scale fagliare in sardo. E lo fai in sardo e in italiano. Italiano in sardo. E lui comprende. È certo che comprende. Tanto chi non comprende non comprende nulla. Non comprende più una lingua. Pensate perché italiano, ma se italiano si impara in scuola, certo. Michele, gaia. Certo. Va bene, ringraziamo San Paolo, andiamo con un'altra poesia e il racconto che fino nel giorno, una cosa bella. Che devo leggere un'altra poesia, sempre di Antonino Muraena, sì. Questa è dedicata a Suburgo, a Saida Dua, e si intitola proprio Castellana di Burgo, si scrive tutto che in Suburgo, verso Castello, via dell'Asia, no? Sì, ma prima, che tu non lo so con tutto, fu costituito, Gaspi, non potevamo spiegare manca su Castello, certo. Tutto muraglia, in giro, guarda. Ma muraglia, sta a posto, come bestia, sì, va caminera. Bene, sa caminera, si piega fino a Subiano, però su Castello di Suburgo è una cosa bella. Bessa cooperativa di gesti, di Manasso Turista, sì, è una cosa bella. E fidi, un certo costeggio di Cagliari di Baia, e me l'ammetto via Piseggio, sì. Noi spieghiamo se può fare il nido, se vogliamo sul nido, su però è pericoloso. E si nascono per andare al nido? Sì, no? Ma è pericoloso perché Sarruna al Gai. Certo. Sarruna al Narlo, a Sarrocca, a Sarruppia, al Gai, va bene Michele. E Castellana e Burgos, dai campo. Sanina Eniada, donosa e beneliada. A Suburgo bigaiada, ue aia s'adorrada. Faltado aia camino, sola vidi e che na ghia. Sutta un'eli che s'arrambada, ai settende un panzia. Vide d'uno cavalieri, che a Suburgo vide in via. Luego chi lo vedete, voi li domandete. Se t'aggrada, cavalieri, lei amiche in companzia, contento su cavalieri, ecco su chi rispondia. E signora che m'aggrada, è meda, signora mia, dai gaddo s'indevalada, per usare cortesia. Cortesia. Ponze sanina in groppa, e isse in sedda vigheid, l'ompidu a me su camino, amore le rimandei. Caglie, caglie, cavalieri, non mi use villania, fizza so di un malaidu e di una malavia. Omine chi mi iuterada, ma le mannu requiada, che impore su cavalieri, per aula non rispondia, a s'entrata e goccille, sanina s'inderia. Prete rider, signora, e dite, signora mia, rio di uno cavalieri, chi non tene valentia, aer una nina in campo e usare li cortesia. Se cavalieri irgonzoso, accoso che l'annado, torremo, signora, e segoso, un udrastu ha polvidato, in segus no torro nono, e ne de amore a pogana, e io sono una castellana, e sono riquende a domo. Ma è una cosa bella.
tiene ragione quella cantone che canta Certo. sueta che sono sonette come Beh, certo. te. Sapevi una sinderie, si Si somigliano sopra la tocca. ed è una sinderisica. Cammina che sono la cammina. Il Montenegro unì e l'imbara per Fiocca. Sapevi una sinderie, esatto. si somigliano Somigliano la tocca. tocca della toccare, sapevi. Beh, c'è tu, e se no lo ti metti mi corca, cosa vuoi? Non mi corca, se. Ho preso, o non la tocca, se capite, tanto se ne parte in un'altra, ma se tu sei con un mutere tuo, o in un'altra vicenda, non la toccare, ma se sei una morena deve toccare. Certo. Come dire una cosa che si entra in cui mi chiede tu rischi che devo sono bisantiano e ha poi girato, ma ha girato molti di miei che hanno mi ha connotto con questo sonetto a coggio io non ho già partito, ne conosco di questo saltista sa. Separato però che le motivo siamo zere non ero che il macca ma per usare l'estero come te mi ha connotto a me come te ne so campenne Dio su mestiere scusso già rientra in domo. Se mi entra a tanto, caso tre balleni, se i corchi sul letto, fa che devo andare sul letto, danno su, su manicare a te, a fitto stuolo. E siamo zero intelligenti, issa. L'annato, se per la tua è nata, suo marito l'annato, e lo conosco bene, un bravo chitarrista. O a me, o sa che terra? Suo marito, intelligente, sa che terra? A me, ma sa con tu sa che terra? Basta a finire di cuore. Come? E si sono separato, tre certo. figli, questa fai un'altra compra, non comprai nulla, senza offendere a nessuno, beh, però sì. vergai. Tocca a Bene te. Michele, scusa per la pena, poi ti sta il ragionamento, è cosa bella sempre, prosa cultura sante, che abbiamo sorcussito, pubblicitario, allegra coro.